Giorni fa sul Trentino è apparsa una fotografia con tre giovani, Ballardini, Boatto e Tarolli, età media anni 80, i quali hanno dichiarato che loro sono contro la Costituzione, cioè l'accambiamento della Costituzione voluto da Renzi. Ecco, dico la verità, mi sarebbe piaciuto vedere sotto una fotografia con un ragazzo di 20, di 22, di 30 anni, o magari anche tre donne, sedute le quali esprimevano lo stesso parere. Non ci sono, non ci sono, non c'è ricambio. Siamo ancora nelle mani di queste persone che hanno un vissuto bello, se vogliamo, niente da dire, ma hanno un modo di pensare antico, sorpassato, i giovani, noi ne vuol pussa verde quella roba lì. Quando li vede quelle persone lì, dice, Vergine Maria Santissima, che roba. E non capiscono che una gran bella cosa nella vita è ritirarsi in tempo. Allora, veniamo a quelle che sono le fasi politiche, tutto, non c'è un ricambio. Nogain De Gasperi, Nogain Fanfani, Nogain Berlinguer, Nogain, non so che chi. Ditemi un riferimento politico, di sinistra o di destra in Trentino. Non c'è. Io onestamente, giovane, parlo del giovane perché mi de Ballardini, de quella zanlì, no, eccetera. Basta. Basta! Perché se tu parli a un giovane dei partigiani, lui sa neanche a cosa che i partigiani, Ballardini, Benedetto, Tarolli, Boato, Zo dai Peri, giù dai Peri. Sono tempi passati, la gente non sa niente. Io tante volte quando la gente, qualcuno mi dice, ma dottore della guerra, e gli racconto qualcosa, perché parla di fantascienza, non lo capiscono. Allora noi che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di gente giovane, noi avremo bisogno di un giovane alla Che Guevara, porca puttana. Scusate, porca puttana, che non c'entra. Ma avremo bisogno di un Che Guevara, avremo bisogno di un Lenin, avremo bisogno, non so, di un Marx, abbiamo bisogno di persone giovani che portino una ventata di novità, di entusiasmo. La gente, non so dirvi, guardate. E poi mi dicono, ma tu sei favorevole all'immigrazione? Un bel cavolo, perché non, nessuno è stato a New York. Andate a New York, io prego vivamente. Chi non sa cosa fare, non vada al mare, vada a New York e vedrà che cos'è il mondo tra 10 anni. Altro che Salvini. Adesso vorrei che sia Salvini e compagni, mi viene giù da ridere. Ci sarà un grande cambiamento. La cosa che io trovo che è grave, è grave che non ci siano dei giovani che si occupano di politica. E la causa chi è? Siamo noi anziani, cari signori. Evidentemente siamo noi che non siamo stati capaci di trasferire i giusti entusiasmi, la giusta onestà, il giusto modo di vivere. Qualcosa c'è che non abbiamo fatto, perché se no non sarebbe così. D'altra parte, sapete, oggi la gente è abituata a vivere singolarmente. Ma lo vedo anch'io, lo vedo sulla mia persona. Io la sera mi siedo davanti alla televisione e ciao Ninetta, e ciao Ninetta. Una volta si usciva perché c'era anche la comunicazione tra persone, non esiste più, non c'è più. Pensate i tempi quando Ghera lascia ora doppia, che Ghera, Piemme, il Caffè Trentino, tutti fuori, perché a casa non avevamo la televisione. Allora si usciva, si parlava, ci si vedeva. Ci si confrontava. Oggi cosa volete? Sono andato tempo fa nella casa di un condominio dove era morta una persona, non vi dico altro, ho incontrato due persone che uscivano e gli ho chiesto, mi sapete dire a che piano c'è la persona che è morta? E questi due mi hanno detto, ma scusi, è morta una persona qui dentro? Sì, dico, veramente sarebbe morto il tizio. Non sapevano che al piano di sopra, loro abitavano al primo piano, al secondo piano, questo ve lo garantisco, c'era il morto. Il morto! Il morto!
Morto, non vorrei che capisse un'altra parola, morto, stecchito, freddo. Non lo sapevano. Allora, se ad Arco, pensate in una Milano, in una di queste grandi città, allora la gente è molto sola e soprattutto probabilmente non avendo comunicazione non si scambiano pareri, non so, uno è incazzato delle cose. Qui ad Arco mi incontro la Gina, oh, ma ragazzi, ho 80 anni. Io se adesso vado via da questa trasmissione, guarda, perché incontro, vuoi fargli una domanda a un giovane? Non mi rispondono, non interessa. Non interessa. È un mondo fatto così. Anche perché, e non credo di sbagliarmi, siamo alla saturazione. Avevo fatto un esempio, mi pare, una volta, della bottiglia con dentro l'acqua, ve l'ho fatta? Allora io dicevo sempre che la vita è come una bottiglia di acqua minerale. Diciamo che il liquido è la vita, allora questo qui va adoperato pian piano, millimetro, due millimetri, matrimonio, non matrimonio, i figli, il sesso, eccetera, 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 eccetera. Quando è finita l'acqua, non è che spremendo la plastica torna acqua, più di tanto non c'è. Allora oggi noi abbiamo raggiunto una saturazione. Perché? Il frigorifero, il gas, magari anche il freezer, ma casa al freezer. Che il forno a microonde, sì, ma di seconda generazione, perché quel di prima lo si è eliminato con questo qui, fa l'arrosto e fa anche lo spiedo. E poi, sì, capisci, anche la fettatrice. E quell'altro, il mio, come si chiama? No, il mio, cos'è quella che scalda anche, fa tutto il collo. Ragazzi, le televisioni, io mi ricordo, sì, i telefonini, benedetti, i telefonini, una volta si mandava una lettera che voleva 3 giorni aspettare la risposta, adesso te mandi il messaggio subito dopo, quell'altro dice sei un cretino, non te capisci niente, nel giro di pochi secondi. Voglio dire, i cambi al telefonino, io ho ancora un telefonino che tutti mi vanno, ma oh, dottor, guarda ancora quel telefonino lì, sì, ho ancora quel telefonino. Le televisioni, avevamo quelle televisioni che c'era quel affare lungo lì, d'improvviso in un anno, boom, tutti butta via. Adesso mi hanno detto che tra poco ci sarà una che se la incolla sui muri. Allora, questo che cosa ha portato? Ha portato che le persone hanno tutto. Adesso ditemi una famiglia di 2 persone con dei figli che cosa possono volersi bene, amarsi, stimarsi, allevare dei figli con dei sani principi. Questo c'è. Ma per il resto io credo che la macchina è la galù, ma la gaela, e se non la gaela che il motorino, e se non che il motorino che la bicicletta, assistita, perché oggi che la pedalata assistita, ragazzi, ma in bicicletta a pedalare da soli, ma siete impazienti ragazzi, pedalata assistita. E quindi uno ha tutto. Allora dicevo a una persona l'altro giorno, dimmi una roba che te vorresti comprare a casa tua che non te gai. Non so, ma dimmi, ce avrai una roba da cambiare a casa? Cosa ti manca a casa? Allora mi ha fatto un po', cominciato a pensare, ma veramente la televisione con cosine, con camera da letto e anche del soggiorno. Ah, dicono 3 posti, sì, 3 posti. Telefonino, sì, gommi, la moglie, ah, anche la moglie, sì, boccia, perché boccia, se va a scuola, che succede qualcosa, pur che comunica con papà, ma scherzi, sono al telefonino, ma te scherzi. Ecco. E allora cosa può succedere? Ma anche l'iPad, questo aveva anche l'iPad, perché la mattina quando si sveglia vuole le notizie del giornale, la mattina apre, tac, tac, l'Adige, tac, Corriere, informazione immediata. Allora cosa può volere di più questo qui? Non posso dirvelo perché vi diria una roba, guarda, che sono sicuro che il Dallas spegne subito la televisione. Di tutto e di più, di tutto. Ai miei tempi su mi diceva che le gay, ragazzi, l'era la fine del mondo. Una lesbo, tutto il paese, ragazzi, a giorno d'oggi. È cambiato, ma forse, non dico che, Piero, scusa, che sia giusto, personalmente ho le mie idee, però è giusto anche che se uno ha una certa tendenza, in questo mondo la possa cogliere. Non parliamo poi di una che ha una rughetta o la gala guanzotta un pochettino di più di un'altra, subito c'è il rifacimento. Io non so se voi siete capaci di guardare tutta questa gente che è stata trattata col botolino lì, o botulino che non mi ricordo, botulino mi pare. Guardate, pelli tirate, ghella paillette.
Tio, come si chiama? La Paetti, tutta tia, lucide, lucide, mi pare tutte lucide, la Marini, la Valeria, come si chiama, mi pare un pavimento tira a cera. Non parliamo delle tette, Dio mi perdona, ma le diciamo così, che le chiede tutte le dimensioni, se le piccole, conti, balloni così. Allora, ragazzi, abbiamo la possibilità di avere le tette nuove e il sedere nuovo. Quell'altro nuovo anche, mi risulta che qualche dunque può cambiare anche quello. Allora, mi lo sono. Che cosa possiamo? Allora, il fenomeno, cari signori, si chiama saturazione. Siamo saturi. E di fronte alla saturazione, evidentemente, c'è anche una saturazione di idee. E le idee, purtroppo, le vado a trovare nelle persone che hanno una certa età. Questa è la tragedia. Io mi trovo a parlare con gente vecchia. E poi siccome la vita è un puzzle, sapete che la storia della vita, cioè io ho la mia teoria sulla vita. La vita è un foglio sul quale c'è un disegno, foglio bianco con un disegno. E mano a mano che noi viviamo mettiamo dei pezzetti di puzzle, i sogni, il matrimonio, i figli e tutte queste cose che lo compongono. A un certo momento abbiamo completato il puzzle e incomincia l'operazione inversa, quando si invecchia, quando si incomincia ad andarsene. I pezzetti del puzzle, anziché metterli, si levano. Allora muore un amico, via il puzzle. Muore un parente, via un altro puzzle. Succede un altro evento, via un altro puzzle. E vi trovate alla fine che il foglio è quasi bianco, come quando avete incominciato a mettere i pezzetti. Ecco, questa è una delle cose brutte del passare degli anni, dell'invecchiare. Il perdere i pezzetti di puzzle. Ma a me piacerebbe che questi giovani vedessero questo puzzle in maniera diversa, che vedessero che in fondo la vita può dare tantissime cose, ma soltanto bisogna prenderle piano piano. Non se può bevere il litro di acqua, tutto è in colpo, perché te resti asciutto. Alla prossima.